ancora Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. La ringrazio, sottosegretaria Sartore. Purtroppo lei oggi è destinata ad essere mio bersaglio, ma c'è una questione che veramente, quando l'ho potuta indagare e approfondire, sono rimasto strabiliato, perché solitamente anche quando vengono fatte le porcherie la pubblica amministrazione utilizza un garbo e una furbizia e un gentleman agreement che in questa circostanza sono completamente state eluse. Quindi c'è, ripeto, non è una parola particolarmente indisponente, una porcheria che è stata messa in atto e che io sto qui a descrivere per avere a riguardo delle rassicurazioni da parte del governo, che probabilmente avrà avuto delle distrazioni e potrà porre rimedio ai fatti denunciati. Contesto storico che conta e che prevede che dopo la tragedia di Ponte Morandi, in cui a mio giudizio ogni nazione munita di un coefficiente di dignità decente avrebbe dovuto prendere e ascrivere sul libro nero Benetton, Atlantia e tutto ciò che comunque era riconducibile a quel modello di gestione, perché si erano evidenziate delle latenze che hanno prodotto, ahimè, una tragedia. In quel contesto storico, quindi, come già ho detto, subito dopo la tragedia del Ponte Morandi, con i 43 morti che abbiamo dovuto accusare, c'è stata da parte di una azienda che è la EP, partecipata dalla famiglia Benetton, un acquisto nel dicembre del 2018 dal FIP, che è il Fondo Immobili Pubblici. Non so se ancora è chiaro questo concetto, la differenza che intercorre tra ciò che appartiene ai cittadini e ciò che appartiene ai privati. Gli immobili in oggetto, Piazza Augusto Imperatore, descrizione breve, a volo d'uccello, davanti c'è il Museo della Rapacis, oltretutto appena ricostruito, 10-15 anni fa, era molto meglio prima a mio giudizio, la mano era quella dell'architetto Morpurgo, oggi invece l'edificio realizzato per custodire e valorizzare la Rapacis è stato progettato dall'architetto modernista Meyer, tant'è comunque che siamo nel cuore del centro storico di Roma, davanti a uno dei monumenti più importanti anche dal punto di vista proprio del significato culturale del mondo, non di Roma, del mondo intero. Stiamo a Piazza Augusto Imperatore, che trae il nome dal mausoleo dell'imperatore Augusto. Anche quello lo si sta restaurando con un progetto molto dispendioso su cui l'amministrazione pubblica ha impegnato miliardi di euro. In questo contesto Piazza Augusto Imperatore è circoscritta da una cornice di edifici di epoca razionalista, quelli ancora non li hanno buttati giù per fortuna e sono sempre opera del progettista architetto Morpurgo. Quindi sono immobili pregiati di gigantesco, enorme, incommensurabile valore. La stima era 210 milioni di euro per, se non ricordo male, 22.000 metri quadrati di superficie pregiata, con tanto di affreschi, mosaici, altorilievi, fregi, portici e tutte le attenzioni che, quando l'architettura contava qualcosa, venivano destinati agli edifici, in particolare agli edifici pubblici, ma anche a quelli privati. L'EP acquista dal Fondo Immobili Pubblici questo patrimonio per un totale di 150 milioni di euro. Memorizziamo i numeri: 150 milioni di euro su un valore stimato oscillante tra i 180 e i 220 milioni. Quindi già uno sconto che, se fosse stato applicato avendone le disponibilità a qualunque persona tra noi, avremmo potuto
alimentare, soccorrere e mantenere 10 generazioni. Ma nel luglio 2019 acquisto di dicembre 2018, luglio 2019 EP affitta l'immobile per 10 anni, guarda un po' il caso, i numeri, 10 anni, memorizzi, alla Bulgari, la società francese Bulgari, per un importo di 15 milioni l'anno, valore 180-220, vendita 150, affitto dopo un anno scarso a Bulgari, francese, per 10 anni a 15 milioni, 10 per 15 fa 150. Non è difficile, me ne rendo conto, non ho dato questa grande notizia, ma tant'è. Nel 2022, infatti, Bulgari dovrebbe inaugurare in questi edifici un albergo di lusso. L'apparenza del contratto potrebbe sembrare molto semplicemente una partita di giro tra privati, ma la FIP, io l'ho ricordato, è il MEF, quindi comunque è coinvolto il pubblico, lo Stato c'è dentro, lì c'era un edificio dell'INPS in particolare, il quale Stato, il MEF, decide, non è questo l'unico episodio, in regime di difficoltà di incassare e quindi produrre un patrimonio economico di cassa, appunto, attraverso la valorizzazione di alcuni beni immobili, immobiliari di propria proprietà. Ora qual è il punto? Che il demanio affida la gestione dei beni propri del fondo immobiliare pubblico FIP a una società che si chiama Investire SGR. Questa società Investire SGR al proprio interno ha una SRL che si chiama Regia. Questa Regia SRL, guarda un po' il caso, ma proprio delle coincidenze che non ci si crede, lo dico alla romanesca maniera, è controllata da Benetton, che detiene a sua volta il 20% di EP, cioè la società che ha acquistato i 22.000 metri quadrati di palazzi su Piazza Augusto Imperatore con vista su Arapacis e Mausoleo d'Augusto. È una circostanza, obiettivamente, su cui l'interpellanza ci sta tutta. E io le dico pure che se la risposta che lei mi dà non è soddisfacente, io analogo quesito lo pongo alla Procura della Repubblica di Roma, che già ha ricevuto un esposto e ne riceverà un altro. Perché vale sempre il principio, nello Stato ideale che Fratelli d'Italia ha in mente, che lo Stato è neutrale e non si mette d'accordo con nessuno. Tantomeno si mette d'accordo con chi ha avuto la possibilità, la fortuna, vincendo al Super Enalotto, molto di più in realtà, di gestire le autostrade dello Stato italiano costruite non dall'investitore privato e dal concessionario, ma dallo Stato stesso con i soldi dei cittadini, salvo non fare la manutenzione e generare i problemi e le tragedie che purtroppo abbiamo dovuto registrare. Altra questione, l'immobile è stato già venduto con il cambio di destinazione d'uso, cioè il MEF, come se già sapesse che quell'immobile sarebbe diventato un albergo, magari incidentalmente l'albergo di Bulgari, venduto a Bulgari, anzi locato a Bulgari da Benetton, con un extra profitto evidente sulle spalle sempre dello Stato e dei cittadini. Quindi
prima della vendita lo Stato chiede il cambio di destinazione d'uso con destinazione turistica. Lo sa quanto ci mette ad avere l'autorizzazione da parte del Comune? Pochi mesi. Cioè qualcuno riesce ad avere un'autorizzazione a un cambio di destinazione d'uso nel centro storico di Roma, a Piazza Augusto Imperatore, nella cornice che ho già due volte rappresentato, in pochi mesi. E lì sono ancora in corso dei lavori che mi auguro siano diligentemente, quotidianamente sorvegliati dalla sovrintendenza, che altrimenti si prenderà la sua quota parte di responsabilità per aver dato in tempo record autorizzazioni che non cede mai e non concede mai a nessun privato che non porti il nome di Benetton e che, se questa operazione si è potuta configurare, evidentemente, magari non la sovrintendenza in quanto istituzione, ci mancherebbe altro, ma qualche funzionario della sovrintendenza ha agevolato, diciamo così, questo tipo di procedure. Abbiamo detto tutto? No. Perché in questo pateracchio, che deve essere attenzionato dal governo e dal MEF, che ha dei compiti di ispezione e che deve tutelare gli interessi deboli e diffusi dei cittadini italiani e non quelli di Benetton, bisogna aggiungere una piccola anomalia, rappresentata dal fatto che, guarda un po' il caso, dentro questi edifici esistono anche dei comunissimi inquilini. Quattro famiglie c'erano che ci abitavano e c'è un'attività commerciale tra le più rinomate di ristorazione storica, antica, un nome, un simbolo per Roma, che invece di essere, diciamo così, avvicinate, valorizzate, implementate in questa cornice paradossale, surreale e trattate con i guanti di velluto, sono state oggetto di maramaldeggiamenti da parte di questa società. Ora, la seconda parte me la riservo per la replica, perché sono curioso davvero di capire su questa prima parte quali siano le risposte di rango amministrativo che lo Stato, attraverso la sua persona sottosegretaria, è in grado di offrire non a Fabio Rampelli ma al Parlamento italiano, che rappresenta sicuramente, talvolta diversamente dai governi, gli interessi dei cittadini, della nostra comunità. Quindi mi riservo in sede di replica di aggiungere qualche osservazione, speranzoso in ordine al fatto che lei mi dirà che per il MEF è tutto chiaro, per l'attuale MEF è tutto chiaro. È chiaro quello che è accaduto e sono chiare non solo le conseguenze, ma anche le iniziative che intende mettere in campo per ristabilire la legalità a ogni costo. Grazie.